sfruttare le risorse tante a disposizione del piano di zona. Per centrare l'obiettivo e portare l'ambito fuori da uno stallo che dura da mesi, scendono in campo i consiglieri regionali. In una conferenza stampa congiunta, Francesco Todisco, Maurizio Petracca, Vincenzo Alaia, Rosetta D'Amelio hanno chiesto a sindaci e amministratori di smetterla con i veti e di far partire l'azienda consortile il prima possibile, altrimenti non solo non continuano ad essere erogati i servizi, ma si rischia anche di perdere le risorse disponibili. Non è più possibile che questa città e il suo hinterland possano non utilizzare, in un periodo di grave crisi sociale come quella attuale, le tante risorse che sono a disposizione per il sociale. Credo che per questo, partendo da questo punto, che noi consiglieri regionali abbiamo deciso di lanciare un appello perché tutti si sentano responsabili di dover dare risposte alle fasce più deboli della società. Abbiamo molte risorse bloccate, se pensiamo anche a quelle legate a Scuola Viva e al miglioramento delle scuole, più tutto il sociale, ci sono circa 8 milioni di euro da poter utilizzare, una cifra enorme. Che rischia anche di andare in perenzione, perché molte di queste risorse sono risorse europee. Si è creata una situazione di stallo da qualche anno, dove i sindaci dei comuni Contermini ed Avellino danno la responsabilità al comune di Avellino e viceversa il comune di Avellino la dà ai sindaci. Siccome, per come è concepito il piano di zona, davanti a difficoltà politiche tra i vari sindaci si blocca tutto, l'agenzia consortile può essere il sistema giusto per sbloccare tutte queste risorse.